Grazie.
Viva la regina! Thank you.
Festa grande questa sera a Nemoli, quasi come accadeva ben 182 anni fa. Era il 10 aprile del 1833 e gli abitanti del casale di Bosco in Basilicata festeggiavano un grande evento. Avevano ottenuto infatti dal re Ferdinando II di Borbone di passaggio dal lago Sirino per le Calabrie la promessa dell'autonomia comunale. Così, dopo 10 anni di suppliche e petizioni, i boschesi ricevevano la giusta emancipazione dal comune di Rivello e guardavano con rinnovata speranza alla nuova municipalità. I postulanti furono accolti dal paese in festa. La delegazione, su un palchetto improvvisato, volle informare tutti di cosa aveva risposto loro il re, preparandosi a stilare la richiesta definitiva da presentare a corte il 18 giugno del 1833. Ricordarono al monarca dell'incontro avuto durante l'avventuroso viaggio verso le terre di Calabria, che dal 1824 avevano inoltrato diverse petizioni, che la divisione non poteva avvenire perché i fedeli di Bosco erano divisi tra la chiesa di Santa Maria del Poggio e quella di San Nicola di Rivello, che il vescovo di Policastro, Monsignor Laudisio, aveva dato il suo benestare, che lo spostamento a monte della strada consolare aveva creato nuovi problemi, che la presenza di acque, di ramiere, moline e gualchiere, pascoli e redditi potevano mantenere un comune di terza classe. Infine fecero scegliere al re il nuovo nome per non confondersi con il distrutto Bosco del Cilento, insorto e distrutto durante i moti del 1828. Il re poteva scegliere fra 5 proposte. Maestà, potrebbe far l'onore di attribuire al paese uno dei nomi della sua real famiglia? Sire, il borgo può assumere anche il nome di Sirinia, dal monte che lo domina e donde prende origine il fiume Sinno, alla cui imboccatura giacea l'antica Siris. Il nuovo centro si può chiamare pure Media perché è situato in mezzo ed avveduta da 3 comuni, cioè Rivello, Trecchia e Laurino. La cittadina si può appellare anche Colle perché è situata sulla ridente collina.
No, no, aspettate, forse è meglio Nemoli, dalle voci Nemus Olim, bosco una volta, denominazione che sembra la più propria per rammentare la sua origine. Giusto 6 mesi dopo, dal sottoprefetto di Lagonegro fu recapitato il decreto di separazione da Rivello, in cui si confermava quanto il re aveva promesso il 10 aprile a Lago Sirino. I postulanti dissero al banditore di leggerlo la domenica mattina, all'uscita dalla messa, in capo a tutti i vicoli, con voce altisonante. Ferdinando II, per la grazia di Dio, re del regno delle due Sicilie, di Gerusalemme, duca di Parma, Piacenza, Castro, gran principe ereditario di Toscana, veduto l'articolo 2 del nostro Real Decreto del 25 gennaio 1820 sulla circoscrizione territoriale dei vostri reali domini di qua dal Faro e veduto il parere della consulta dei nostri reali domini di qua dal Faro sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato degli Affari Interni, udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato, abbiamo risoluto di decretare e decretiamo. Articolo 1. A contare dal 1 di gennaio 1834, il comune di Bosco in Basilicata, riunito ora a quello di Rivello, sarà da questo separato e formerà da sé solo un comune con particolare amministrazione indipendente da Rivello, deponendo l'attuale nome di Bosco ed assumendo quello di Nemoli. Per effetto di tale separazione si darà luogo alla divisione tra Bosco e Rivello dei fondi patrimoniali e degli altri cespiti che ora amministra il solo Rivello, facendosi la divisione anzidetta in ragione del numero delle anime di ciascuno dei due comuni. I nostri ministri segretari di Stato sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto. Firmato Ferdinando. Evviva la regina! Evviva il re! Evviva Nemoli! Evviva Rivello! Fu così che tra storia e leggenda Nemoli diventò comune con il nome verde che ricorda le sue origini. Oggi 1500 abitanti ricordano con voi tra saperi e sapori questa storia. Se vi è piaciuta applaudite, altrimenti perdonate, ma festeggiate comunque con noi il 182esimo anniversario di autonomia comunale. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno.
Allora, ci sono qui il sindaco di Nemoli, Domenico Carlo Magno, Pierino Nicodemo, vice sindaco di Rivello, li invito qui vicino a me per la consegna dell'attestato, che poi è il decreto reale di Ferdinando II di Borbone in occasione dell'indipendenza comunale del comune di Nemoli. Chiedo a tutti e due una cosa molto importante: in questo periodo si parla di unione dei comuni, che non significa perdita di identità culturale chiaramente per ogni comune, ma l'unione fa la forza, come intitola appunto il loro provvedimento. Allora vi invito a fare una dichiarazione qui sul palco. Anche quest'anno è un anno particolare, perché tra l'altro dopo questa iniziativa che cosa faremo? Il segno d'argento, un premio che consegniamo ogni anno, viene consegnato appunto a un rivellese, l'ultimo dei ramai di Rivello, quindi è anche un momento per fare sintesi, per fare unità tra due comunità che avevano in comune appunto la ramiera, la ferriera, e avevano l'arte di lavorare il ramo. Allora, prego il sindaco di Nemo, prima il sindaco ospite. Salvatore, grazie Mimmo. Io vi porto i saluti dell'intera amministrazione comunale di Rivello. Caro Mimmo, pensavo mentre vedevo questa rappresentazione di essere, credo, la persona meno indicata a partecipare, poiché al contrario io rappresento forse l'unione dei comuni in quanto rappresentante istituzionale di Rivello, ma residente a Nemoli. Quindi, oltre alla battuta che mi viene da fare, credo che invece c'è da complimentarsi con voi, amministrazione di Nemoli, e con Salvatore per aver ideato questa manifestazione, in quanto credo che un popolo necessariamente deve conoscere il proprio passato per guardare al proprio futuro. È solo così che possiamo rassodare e rafforzare i nostri rapporti buoni, ma che ci devono vedere insieme, sempre proiettati verso un futuro. Grazie. Innanzitutto consentitemi di porgere un cordiale e caloroso saluto al vice sindaco di Rivello, al caro amico Piero Nicodemo. Grazie per essere qui. E porgendo il saluto, il benvenuto al vice sindaco di Rivello, è come se lo porgessi all'intera comunità di Rivello, e questo non soltanto perché lui è qui ufficialmente a rappresentare questa comunità, ma anche perché mi piace pensarla così in questo momento di rappresentazione, di ricordo delle radici di questi due popoli. È stato già detto, fino al 1833 siamo stati insieme, abbiamo costruito insieme tanti anni, abbiamo sofferto, abbiamo gioito insieme. Poi, come i rami di un albero, abbiamo preso diverse vie e diverse soluzioni, ovviamente, ma nella stessa metafora mi piace pensare che la linfa venga dalle radici solide di valori, valori accomunati, valori che sono fondamentali, sono come stima, rispetto, amicizia e ancora di più quell'affetto che citava lo stesso Piero, affetti profondi che uniscono le due comunità, i due popoli. E però mi viene anche da dire, visto che Salvatore ci ha invitato ad una riflessione per quanto concerne questa costituita unione del Lago Negrese da pochissimo tempo, che di nuovo ci siamo ritrovati in maniera un po' diversa probabilmente, ma proprio perché si va in quella direzione. Vedete, l'unione che abbiamo costituito ha diversi scopi, diverse finalità, diversi obiettivi, tra cui la più importante è senz'altro quella di rendere ai nostri concittadini dei servizi più efficienti, più efficaci e soprattutto e innanzitutto più economici, e questo certamente avverrà nel tempo, non nell'immediatezza, ma lo scopo principe
di questo stare insieme, di questo organizzarsi insieme, è evidentemente la gestione di questi servizi che per una città comprensoria come è diventata la Valle del Noce, con questi 9 comuni che hanno deciso di organizzarsi insieme, di 38.300 abitanti. Quindi un numero cospicuo, un numero che ci può far pensare in positivo. Chiaro, evidente che ogni cosa cammina sulle gambe degli uomini e anche questo progetto cammina sulle gambe degli uomini, quindi dipende molto dagli amministratori, dalla capacità, dalla lungimiranza, dalla saviezza, dalla capacità anche di stare insieme dei sindaci per quello che riusciremo a determinare per i nostri popoli. Ma a fianco a questi obiettivi più materiali, più immediati, più pragmatici, ve n'è un altro ancora importante, ancora forse più importante, quello di cercare di evitare attraverso l'unione la fusione dei piccoli comuni. Vedete, tutte le norme da 25 anni a questa parte indicano ai comuni queste finalità, quelle dell'unione e quelle della fusione. Vedete, la fusione che cos'è? È la eliminazione dei piccoli comuni ed è quello che noi non vogliamo fare. Per non fare questo, per non arrivare a questo, per non essere obbligate a fare questa cosa, è necessario dimostrare capacità gestionale nei confronti ovviamente dei cittadini, risparmiando attraverso questa gestione associata. Quindi questo è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di appunto far sì che l'unione eviti la fusione. E però dobbiamo far sì che i comuni possano dialogare insieme. Allora, se recuperiamo quel senso antico, storico, le nostre radici appunto, la linfa vitale che da esse provengono, con quei valori importanti, probabilmente l'unione avrà un senso. Io concludo, pochissimi altri secondi rubo. Grazie Salvatore, grazie. E questa è una manifestazione complessa. Sapere e sapore a cui interno vi è questa rievocazione storica per organizzarla, per gestirla, per far sì che il tutto avvenga nel migliore dei modi. Certamente c'è bisogno di chi ci lavora, c'è bisogno di tanta gente che dia la disponibilità, quindi grazie a tutti voi. Noi in questo anno abbiamo cercato di porre in essere politiche di inclusione, Salvatore, di inclusione. Chiunque voglia dare un contributo razionale, reale, propositivo, un contributo di crescita produttiva materiale e immateriale al nostro paese, che ben vengano, non saranno osteggiati dall'amministrazione comunale. Quindi tutti, ripeto, chiunque voglia dare questo contributo per il bene del paese, che si prodighi. Grazie ancora a tutti e buon divertimento. Grazie Salvatore. Allora ragazzi, io devo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato. Ringrazio il re Gianluca Scala che ha sostituito Giuseppe Zacchera, ha abdicato Giuseppe Zacchera. Ringrazio la regina, anche quest'anno Serena Cirigliano. Ringrazio tutti i ragazzi, le famiglie che hanno partecipato, che non sono solo di Nemoli, va bene? Questa manifestazione, signor sindaco, costa pochissimo, la rievocazione storica, perché è una rievocazione che è fatta da gente locale, quindi diciamo ci sono i costi vivi in effetti. Un ringraziamento particolare poi lo voglio fare, è un ricordo. Vedete alle mie spalle Nicola Chiarelli, scomparso il 28 di gennaio di quest'anno di Rivello. 5 anni fa era qui, un rivellese che chiedeva l'autonomia del proprio paese. E il 25 di agosto sarà ricordato a Rivello con una manifestazione. Fra poco noi accenderemo i fuochi artificiali, manderemo in cielo 12 lanterne, speriamo che raggiungano anche Nicola e che lui da là sopra ci protegga, e che questa per noi sia una preghiera, anche per tutti gli antenati che hanno lavorato per costruire la nostra comunità, le nostre comunità che questa sera sono insieme e che lavorano per il bene comune. Grazie a tutti, fuochi artificiali, vi raccomando, stasera ci sono le botteghe aperte, si può mangiare, si può degustare qualcosa,
c'è animazione di strada, domani sera c'è il gruppo folk band di Rupa Sound e poi ci saranno i giochi popolari per i bambini. Grazie ancora, buona serata e grazie ai due sindaci. Via con i fuochi allora. Ricordo che ci sono in vendita i decreti reali, chi vuole acquistarli 50 centesimi ogni decreto è un contributo che date all'organizzazione. Marco, se vieni qua però chi le vende i decreti? Let's go.